Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar di Edicom Eventi. Oggi, secondo mio appuntamento di questa nuova stagione che ricomincia da settembre con i nostri appuntamenti, ne abbiamo in programma tantissimi, tant'è che siamo partiti il 1° di settembre e vi terremo compagnia nei prossimi mesi con la nostra formazione con diverse attività. Uno dei protagonisti di questa formazione, di questa attività che ha inaugurato proprio questa stagione settembrina è l'appuntamento con Isotec e con Brianza Plastica. Io quando vi avevo salutati a luglio augurandovi buone vacanze, avevo appena concluso con loro un ciclo di 4 appuntamenti dedicati al sistema tetto, quindi alla riqualificazione del tetto in chiave ovviamente energetica. Abbiamo fatto 4 appuntamenti proprio per andare un pochino a snocciolare tutte quelle che erano le varie questioni. Vi avevo dato proprio appuntamento a settembre per parlare dello stesso sistema, ma ovviamente applicato al tema della parete. Parete, stiamo parlando ovviamente di una facciata ventilata, quindi una tipologia con cui andare a fare un lavoro di efficientamento dell'involucro verticale. Già martedì con il collega di Lisa abbiamo parlato, abbiamo introdotto un pochino quelli che sono i plus di questo sistema, come si comporta anche in abbinata ad altri sistemi di isolamento come il cappotto tradizionale. Quindi abbiamo un pochino visto una panoramica introduttiva a questo appuntamento. Oggi con Lisa invece ci concentreremo su un aspetto che mi preme dire che è fondamentale nel momento in cui ci siamo convinti, la scelta è fatta, ma dobbiamo poi andare un pochino a ragionare come calare questa tecnologia e questa soluzione all'interno di quello che è il nostro progetto e del contesto nel quale ci troviamo. Penso specialmente anche nel caso di una riqualificazione che so che in questo periodo chiaramente fa molta gola, vuoi per super bonus, vuoi per altre problematiche che ben sappiamo i nostri edifici ormai il parco edilizio molto datato ha e porta con sé. Quindi io amo sempre anche dire che al di là del tema dell'incentivo, al di là del tema dell'incentivo anche economico di andare a risparmiare magari sulle bollette, la prima cosa che forse muove le persone il fatto proprio di poter abitare in un edificio che effettivamente è confortevole. Diciamo che oltretutto i mesi in cui ci siamo ritrovati chiusi in casa, un po' questo mercato l'hanno spinto in tal senso, negozi di arredi, negozi per la casa presi d'assalto alla riapertura dei centri commerciali, dei negozi, un po' hanno spinto anche in questa direzione di far capire quanto è importante effettivamente investire nella nostra casa per poterci stare bene al suo interno. Oggi dicevo parliamo di un tema fondamentale perché è quello della compatibilità con le strutture esistenti, quindi come andiamo a comportarci per fissare, per ancorare questo materiale sulle varie tipologie di strutture su cui ci troviamo ad operare e la compatibilità con l'elemento di finitura, quindi con il rivestimento fondamentalmente, che badate bene, ha un ruolo non solamente estetico, perché come vedremo oggi guida tra l'altro le scelte di quelle che sono le scelte progettuali del materiale, del suo dimensionamento, di come deve essere posizionato, lo vedremo bene con l'ingegnere Lisa Favilli, guida per carità le scelte estetiche, ma ricordiamoci che parlando di una parete ventilata ha una funzione essenziale per quanto riguarda ovviamente il fatto di creare un intercapedine d'aria, quindi un effetto camino, ma anche di creare quella sorta di ombreggiamento che va a potenziare, diciamo così, il ruolo dell'isolante. Come vedete, ormai sono diventato esperto. Io adesso vi faccio introdurre a questo tema, se non altro spiegandovi anche brevemente chi è Brianza Plastica da Lisa Favilli. Vi ricordo solamente, ma ormai lo sapete anche meglio di me, mi state salutando, dandomi il benvenuto, il bentornato. Quindi immagino che ci abbiate già seguito nei precedenti e in altri appuntamenti. Vi ricordo il campo chat domande con il quale potete interagire con noi per fare le domande in diretta. Le leggerò io e le farò alla nostra Lisa Favilli, di modo da mandarvi a casa poi con tutte le risposte del caso, quindi senza lasciarvi con questioni irrisolte. Lisa, io ti do il benvenuto, il buongiorno e ti lascio cominciare con la presentazione. Allora, buongiorno, grazie mille Marco, buongiorno a tutti e bentornati a chi ci ha già seguito, intanto bentornati anche dalle ferie, buon rientro.
Ci vediamo per questo secondo appuntamento di questo gruppo di webinar sulla parete e andiamo a fare una piccola introduzione su chi è Brilliance Plastica. Ora, mi perdoni chi ha già seguito i nostri webinar, vedrà vedrà qualche slide già vista, sentirà dei concetti che sono già stati detti, però è giusto ripeterli, è giusto ripetere le principali nozioni in modo tale che rimangano ben impresse. Ed è anche doveroso fare un'introduzione di cos'è il gruppo Brilliance Plastica, di chi siamo noi e di cosa facciamo per chi invece è la prima volta che ci segue. Brilliance Plastica nasce nel 1962 con la produzione di lastre in vetro resina. Ad oggi vedete l'elenco di quelli che sono i siti produttivi, le sedi logistiche. Come vedete, sono sia a livello nazionale che internazionale. Io vi sto parlando da Carate Brianza, che è il nostro quartier generale, è il nostro sito produttivo principale. E siamo in Lombardia. Le due principali, aree, per quanto riguarda gli isolanti, quindi non vi vado a descrivere quelle che sono le altre divisioni del gruppo Brianza Plastica. Chi è interessato può comunque andare sul nostro sito ed è tutto spiegato molto bene. Per quanto riguarda gli isolanti, quindi andiamo a parlare di quella che è la mia divisione, di quello che ci interessa oggi, abbiamo due gamme principali, quelli in poliuretano e quelli in polistirene, quindi si differenziano principalmente per l'anima isolante. In particolar modo quelli in poliuretano sono quelli che fanno parte della famiglia Isotec, che sono quelli che siamo andati poi a descrivere in questo ciclo di webinar, sia per quanto riguarda il tetto che per quanto riguarda la parete. Che cos'è la gamma Isotec? La gamma Isotec è una vera e propria famiglia di prodotti, quindi è una famiglia di isolanti principalmente, che possono essere sia ventilati che non ventilati e che vanno a ricoprire in toto l'involucro, quindi isolanti per quanto riguarda il tetto, isolanti per quanto riguarda la facciata, sia ventilata che non ventilata. Vedete infatti l'Isotec, il prodotto, quello principale, il primo nato per i tetti ventilati, l'Isotec Parete, che è quello che andiamo ad affrontare oggi, e l'Isotec Linea, che è la versione con il correntino non ventilato, che può essere utilizzato sia a tetto che a parete. Oggi andiamo a parlare di Isotec Parete, quindi il sistema di Brilliance Plastica per le facciate ventilate. Questa è una slide che riassume quelle che sono le certificazioni, quelli che sono i marchi, del nostro pannello. Valgono chiaramente anche per tutto il resto della gamma. In particolar modo vedete che il prodotto risponde ai requisiti CAM, quindi non entro nell'argomento perché lo abbiamo già trattato ampiamente in uno dei primi, anzi nel primo, se non sbaglio, webinar che abbiamo fatto, però comunque tutta la gamma risponde. Ci sono a disposizione le nostre librerie BIM, trovate tutto sul sito, c'è il link alla pagina e abbiamo fatto anche una mappatura revisionata di recente dei prodotti per la certificazione LEED. Quindi, come tutti gli altri prodotti della gamma, anche l'Isotec Parete contribuisce a certi crediti e prerequisiti. Anche questo è stato trattato insieme ai CAM nel primo webinar, quindi non mi soffermo. Questo era solo un piccolo riassunto. Allora, facciata ventilata. Doveroso riportare quello che è la facciata ventilata tradizionale, quindi per così dire uno ieri, e quello che invece è il sistema Isotec Parete, quindi per dire un oggi. La facciata ventilata tradizionale lo sappiamo tutti come è composta. Ci sono molti strati, ci sono molti materiali che vanno a comporre il sistema. E questo è il primo punto su cui invece l'Isotec Parete va ad intervenire. E cioè il fatto che invece l'Isotec Parete è un materiale, o meglio, è un componente, poi composto da tre materiali diversi, adesso li andiamo a vedere nel dettaglio,
però di fatto lo si va a installare facendo un passaggio e non tanti passaggi quanti sono i componenti del sistema. Questo è il punto di forza, se non principale, ma comunque uno dei più importanti, perché ovviamente una posa più veloce vuol dire meno tempo, ovviamente vuol dire anche meno costi. Ovviamente un aspetto estremamente importante è anche quello della continuità dell'isolamento, perché non ho un montante alternato a un isolante come posso avere nella facciata tradizionale, ma ho un pannello tutto in poliuretano che viene assemblato come se fosse una costruzione Lego e quindi è continuo, non ci sono ponti termici e questo è estremamente importante ovviamente. Al tempo stesso il punto forte dell'Isotec è la sua anima isolante, cioè il poliuretano, quindi poliuretano estremamente performante e soprattutto prestazioni garantite nel tempo. Andiamo a vedere com'è composto il pannello Isotec. Chi ha seguito i precedenti o chi comunque conosce l'Isotec per i tetti ventilati vedrà che sostanzialmente il principio è lo stesso. Quindi abbiamo tre principali componenti che sono l'anima isolante, il rivestimento in alluminio e la struttura che è un correntino in acciaio. Andiamo a vedere l'anima isolante. Che cos'è? L'anima isolante è poliuretano, espanso rigido, è un materiale isolante a celle chiuse che ha ottime prestazioni isolanti. Adesso io vi faccio una piccola parentesi sulle prestazioni isolanti, però vi rimando al webinar che ci sarà martedì, in cui affronteremo le stratigrafie e andremo a vedere nel dettaglio quali sono le caratteristiche proprio dell'isolante. Quello che vi voglio dire oggi è semplicemente perché si parla di prestazioni durature nel tempo, perché la lambda D del poliuretano è 0022, come vedete riportato, e è la conducibilità invecchiata, è quella dichiarata. Quindi questo è un dato non iniziale, ma un dato che è già stato peggiorato e che quindi è realistico di quelle che sono le prestazioni del materiale nel tempo. Perciò voi sapete che utilizzando la lambda D rimane quel valore quando mettete in opera il materiale e alla fine della vita utile dell'edificio. Ok? Vedete che è estremamente bassa la lambda. Cosa vuol dire? Lambda bassa, ottime prestazioni, bassi spessori, bassa massa e quant'altro. Ripeto, rimando al webinar di martedì in cui andremo a sviscerare ogni singolo aspetto, diciamo, del poliuretano. Passiamo poi al rivestimento. Il rivestimento è una lamina in alluminio goffrato che è impermeabile ed è una barriera al vapore. Quindi qua, anche qui affronteremo bene l'argomento nel prossimo webinar, però vedete che diciamo, protegge, ovviamente lo scopo è quello di proteggere sì l'isolante, ma poi anche di creare uno strato uniforme, continuo. La struttura si può dire che è la protagonista di oggi. Perché? Perché oggi andiamo a parlare di compatibilità e parliamo di compatibilità con le strutture sotto e con le strutture sopra. Quindi ovviamente il correntino è la parte dove ci si ancora e dove vengono fissati gli ancoraggi per fissarsi alla struttura sottostante. Perciò è un po' il protagonista del webinar di oggi. Il correntino in acciaio. Ci sono varie tipologie e la cosa più importante, e qui esce la parola chiave del webinar di oggi, è che è compatibile con tutti i rivestimenti. Vedete c'è una sezioncina riportata in basso che vi fa vedere qual è la sezione effettiva di questo correntino. È una specie di trapezio isoscele più ha una parte piana con una piccola aletta che si va ad incastrare nel poliuretano. Scusa Marco? No, scusa, ti lascio finire, ma ho un paio di domande poi da farti. Ok, dico solo una cosa velocissima. Il pannello esce così dallo stabilimento. Questa è una domanda che spesso viene fatta
Il pannello esce così, quindi questo è quello che voi vi trovate in cantiere. La lunghezza ve l'ho riportata, che è fissa, e adesso andiamo anche a vedere le dimensioni del pannello come cambiano. Gli spessori sono quelli che vi ho riportato sotto e vanno dal 60 al 160 ogni 20 saltando il 140. Dimmi Marco che poi continuo. Sì, allora una è proprio relativa al fatto degli spessori, quindi cambiano gli spessori dell'isolante, ma intuisco che l'altezza del correntino rimane la stessa. Esatto, L'altezza inteso i 40 mm, quindi diciamo sì. sì, esattamente. Il correntino è sempre lo stesso, mentre nel tetto ci sono due variabili, ci sono due opzioni, lo standard dell'XL che cambiano di altezza e anche di area di sezione libera per la ventilazione, invece le dimensioni del correntino dell'isotec parete rimangono sempre le medesime, a prescindere dallo spessore. Perfetto. E l'altra domanda un po' che mi incuriosiva all'inizio quando tu hai parlato di prestazioni che si mantengono costanti nel tempo proprio per avere questa lambda già calcolata in maniera diciamo peggiorativa, ma quando abbiamo parlato di tetto abbiamo dato anche un orizzonte temporale di durabilità di questo materiale, magari se ci puoi dire qualcosa anche qui in questi termini. Sì, allora, il dato, la lambda D, viene invecchiata ai 25 anni, quindi da normativa, da UNI 13.165, che è la normativa armonizzata per il poliuretano, perché ovviamente, non l'ho detto prima, ma siamo marchiati CE e quindi abbiamo una norma armonizzata secondo la quale facciamo tutte le prove sui nostri materiali. Quindi, il riferimento normativo sono 25 anni. In realtà noi abbiamo fatto delle prove su pannelli che erano in opera da più di 25 anni, 30, 31, 32, e abbiamo riscontrato che la lambda era rimasta invariata rispetto a quella che avevamo dato di progetto inizialmente. Certo, Quindi certo. si parla di, insomma, di tempi importanti. Esatto. Ti lascio Continuo. proseguire. Sì. Ok. Allora, faccio una breve parentesi sulla posa. In realtà questa la affronterete bene nel webinar di giovedì prossimo, però era doveroso far vedere qualcosa, altrimenti rischiavo di parlare di compatibilità, ma poi mancavano le basi. L'isotec parete si fissa meccanicamente, non si incolla. Quindi i fissaggi li vediamo dopo. Come diciamo, che tipi ci sono e come si fanno a calcolare. La posa è molto simile a quella del tetto. Sostanzialmente si parte dal basso, dalla prima fila, dal basso verso l'alto, si iniziano a posare i pannelli si incastrano tra di loro, garantendo la continuità dell'isolamento. Si incastrano perché? Perché hanno una battentatura sul lato lungo, quindi maschio-femmina. E hanno una coda di rondine sul lato corto, quindi di fatto vengono incastrati tra di loro e l'avanzo della prima fila, o comunque della fila N, viene utilizzato per cominciare la fila N più 1. E questo è estremamente utile per due motivi. Prima di tutto perché vengono sfalsate le giunte tra un pannello e l'altro, e in secondo luogo perché, quello più importante, si riutilizza il materiale. Non ci sono sfridi, o comunque gli sfridi sono legati alla finestra, all'apertura, alla parete che non è perfettamente, o una parete che non ha dei lati a squadra, e allora devo andare a rifilare i pannelli in maniera diversa perché voglio dare un effetto, perché ho, non lo so, una parete inclinata, motivi architettonici, motivi strutturali e quant'altro. Però non ho sfridi, riesco a riutilizzare il pannello e vado dal basso verso l'alto, quindi parto dal piano campagna del marciapiede, quello che è, e arrivo fino alla sommità. Anticipazione, ma ripeto, l'affronterete quando parlerete della posa, il correntino si monta sempre verso il basso. Per andare a gestire le discontinuità, vedete qua c'è una finestra o la sommità, perché chiaramente arrivo in sommità e il correntino non ce l'ho, abbiamo i correntini sfusi, quindi forniamo i correntini sfusi per andare a gestire tutti i punti in cui il rivestimento rimarrebbe senza un appoggio, diciamo zoppo, no? E Certo. adesso andiamo a parlare
di quello che è l'argomento di oggi, la compatibilità. La compatibilità con quello che c'è sotto, con quello che c'è sopra. Oltre che poi vediamo, diciamo che possiamo declinare la compatibilità anche come possibile utilizzo in tanti tagli negli edifici su cui andiamo ad operare. Adesso pian piano vediamo tutto. Parliamo prima delle strutture su cui si può andare ad ancorare l'isotec parete. Sicuramente strutture discontinue, in questo caso qua è riportato l'acciaio, le strutture continue in XLAM, le strutture continue in calcestruzzo armato, oppure le classiche strutture continue in muratura. Strutture continue in muratura che vuole anche dire telaio, quindi telaio in calcestruzzo, tamponamento in muratura. Lisa, una domanda, perché allora sicuramente a un occhio attento dei nostri professionisti avranno colto, come già è successo anche peraltro martedì, il fatto che il correntino, che si vede bene in questi render, alcune volte nelle immagini sopra è posto in orizzontale, nelle immagini sotto è posto in verticale. Se non altro lo si nota anche dall'orientamento della scritta Isotech impressa sul pannello. Volevo capire, questo cambia in base al tipo di struttura che c'è sotto, quindi la struttura dove devo andare ad ancorare il pannello, visto che comunque il correntino rappresenta anche il punto dove di fissaggio della struttura, sulla struttura. Allora, ovviamente la disposizione del pannello è comandata principalmente dal rivestimento, quindi non tanto dalla struttura sottostante. Quando andremo a vedere tra qualche slide, la compatibilità con i rivestimenti, con le pelli, chiamiamole così, esterne, andremo a vedere che è quello che comanda sia la dimensione del pannello che la disposizione. Quindi, su una struttura, continua, assolutamente è indifferente la disposizione in verticale o in orizzontale. Qualcuno in qualche cantiere, di cui purtroppo non ho le foto, ve le avrei fatte vedere volentieri, l'ha disposto a 45 gradi perché avevano esigenze di porre i correntini in un certo modo per un tipo particolare di rivestimento e l'hanno messo a 45 gradi. Quindi il pannello su struttura continua si fissa in ogni modo. Sulla struttura discontinua bisogna prestare un po' più di attenzione perché anche staticamente è chiaro che se ho dei montanti è preferibile avere il pannello disposto in orizzontale in modo tale che la struttura del pannello, che è il correntino, sia ortogonale alla struttura sottostante. Quindi diciamo che sulle strutture discontinue bisogna prestare attenzione alla disposizione del pannello non solo sulla base del rivestimento, ma anche sulla base della struttura sottostante. Certo, questo immagino che però implica il fatto che si debba sapere prima, cioè nel senso qual è il tipo di rivestimento scelto, cioè non è una scelta da demandare successivamente o da procrastinare nel tempo una volta che vengono da voi per capire meglio quali, cioè ottimizzare il tutto, sfridi, capire l'orientamento del materiale, eccetera, il progettista deve avere già le idee chiare anche sul rivestimento. Assolutamente sì. Infatti, probabilmente qualcuno se ha già avuto a che fare con noi lo saprà. Noi anche in fase di offerta chiediamo sempre molte informazioni perché comunque è vincolante il tipo di rivestimento per definire il pannello. Vale lo stesso anche per il tetto, se uno ci pensa bene, perché comunque un passo tegola è quello che poi va a definire il passo del pannello. Perciò sì, bisogna avere già un'idea di quella che sarà la struttura sottostante, ovviamente, ma anche di quello che sarà il rivestimento per andare a studiare la soluzione. Perché chiaramente le soluzioni più sono studiate, più sono, per così dire, ponderate, meno sfrido c'è, più sono veloci, più sono economiche. Certo. Partiamo a vedere diciamo, quali, nel dettaglio i tipi di struttura. Parliamo quindi di struttura in muratura. Vedete nel dettaglio che vi ho riportato, nella piccola sezioncina in basso, vi ho riportato dove viene ancorato il pannello. Quindi uno si immagina il classico cappotto con i tasselli a fungo.
in mezzo al pannello o comunque negli angoli o quello che è. In realtà qua l'ancoraggio è previsto sulla parte piana del correntino, quindi su quella piccola porzione orizzontale che sta tra la sezione ventilata e l'aletta inserita nel poliuretano, che serve ad ospitare appunto i fissaggi. In questo caso qua sono tasselli ad espansione. Qui siamo andati a fissare sulla muratura con dei semplici tasselli ad espansione. Stessi tasselli ad espansione che si usano per il calcestruzzo, quindi il principio è esattamente lo stesso. Qui vedete un paio di foto. Vale lo stesso principio se ho, come dicevo prima, una struttura a telaio in calcestruzzo con la muratura come tamponamento, non cambia niente. Uso comunque tasselli ad espansione. Cambia ovviamente il tipo di fissaggio se vado a posizionarmi su un Xlam, perché devo utilizzare dei tirafondi da legno. Quindi qui vedete una parete in Xlam, qua il pannello è stato messo in verticale, vedete dalla foto, e devo utilizzare dei tirafondi. L'ultimo caso è, meglio, l'ultimo caso, diciamo, questi sono i quattro canonici, poi ovviamente ci si può trovare di tutto, sono le strutture discontinue in acciaio, l'ancoraggio va fatto con le viti, quelle autoperforanti per l'acciaio. Quindi nel caso dell'ancoraggio, quindi del fissaggio del pannello sulla struttura, sulla parete retrostante, comanda la struttura, quindi comanda il tipo di materiale della struttura. Come mi posso comportare sui supporti ammalorati? Queste slide le avete già viste se avete seguito Aspetta, magari Lisa, tornerei però un attimo indietro su quell'aspetto della struttura in acciaio, perché lì ovviamente se penso anche alla foto che vedo a sinistra, chiaramente tra una trave e l'altra ho delle luci importanti. Qui in questo caso come si procede? Sì, allora in realtà la foto a sinistra è perché era inizio cantiere, poi sono stati introdotti dei montanti. Nel caso di strutture, dei montanti e dei moduli, questo infatti si vede nella foto, diciamo quella più in basso, questo era un tipo di struttura modulare in cui venivano poi predisposti dei montanti e dei moduli in legno e materiale fibroso isolante all'interno. Comunque, in generale, per la struttura discontinua, bisogna sempre prevedere montanti o traversi a seconda di come si va poi a posizionare l'isotec, se verticale o orizzontale, ogni 50-60 cm. Quindi diciamo che nel caso delle strutture ci si comporta così, ecco, non si può avere un interasse a 2,50 e andare a fissare il pannello. Certo, certamente. Sì, diciamo che in quel caso lì bisogna studiare una ridistribuzione spesso della campata principale, quindi avrai un progetto con delle travi o con delle colonne e vai a studiare la disposizione dei montanti all'interno dividendo in campate insomma, della stessa luce. Ecco, quindi per quello dico che le soluzioni vanno sempre studiate. È ovvio che su una struttura continua ho meno problemi. Su una struttura discontinua, a tavolino, devo studiare un po' di soluzioni, devo analizzare una serie di variabili. Sì, intanto Continuo. vedo che stanno arrivando domande, ti lascio un attimo continuare, poi magari queste domande sul tema delle strutture te le faccio a conclusione della parte sulle strutture. Prego. Intanto finita. Allora, questa slide qua l'avete già vista anche nella presentazione di martedì, però è importante per far vedere come ci si comporta sui supporti ammalorati. Qui era un caso, chiaramente rivestimento in lamiera, pannello disposto in verticale. Come mi comporto? Devo fare una verifica, devo andare a vedere se ho dei dislivelli importanti e lo stato di degrado del materiale. Qua è riportata una foto in cui si vede semplicemente che è saltata la parte, il rinzaffo, la parte intonacata. In realtà, anche in quella di martedì è stato affrontato l'argomento cappotto esistente sotto, ci vado sopra. Diciamo che il sistema non ha problemi a essere messo su supporti ammalorati. Però bisogna sempre verificare il supporto ammalorato
in che stato è. Perché? Perché chiaramente quando vado a fissarmi col tirafondo, col tassello d'espansione, devo stare attento a quanto vado a fondo, perché la regola è mantenere sempre la planarità del correntino. Quindi io devo sempre garantire la planarità del correntino per andare poi a fissarmi con la pelle esterna. Perciò, come faccio a garantire la planarità? Cerco di regolarmi nella profondità o almeno del fissaggio. Vado a fare il foro e vado a stringere il mio tassello in funzione di quello che è il filo del correntino. È ovvio che questo lo riesco a fare quando ho dei dislivelli limitati. Limitati vuol dire qualche centimetro, ancora meglio qualche millimetro. Se mi rendo conto che sotto c'è un materiale molto degradato che tende a cadere e soprattutto che, diciamo, non è considerato planare perché è pieno di dislivelli, a quel punto è più, cioè è più consigliato livellare il sottofondo, ma perché è più veloce come operazione, piuttosto che andare a regolare diversamente ogni singolo ancoraggio. Detto questo, noi ci siamo fissati su clinker resistente, su pareti a cui mancavano pezzi di intonaco e con la perizia, diciamo, delle ditte in cantiere, il risultato è stato ottimo, perché l'importante è che il correntino sia la parte che rimane in piano. A quel punto ci si regola. Allora, un professionista, allora, ho due questioni, torno un attimo sulla slide indietro perché avevo detto che non ti avrei interrotto, ma invece sono arrivate due questioni che sono secondo me un po' in linea. Allora, un professionista dice, aggiungerei eliminazione della causa dell'ammaloramento del supporto della struttura muraria. Concordi con questa affermazione, nel senso che comunque chiaramente, come dicevi, bisogna fare una valutazione del tipo di degrado e da cosa è causato. Ah sì, certamente. Ok, se ho una crepa a 45 gradi mi rendo conto che è un danno sismico. Ok, è chiaro che su danni strutturali o per esempio, che ne so, infiltrazioni importanti, Filtrazioni, esatto. è chiaro che lì vado oltre al degrado superficiale, vado oltre lo scartellamento, che è un termine brutto, però Dall'umidità di risalita, tutte le problematiche sono ovviamente da considerare chiaramente prima. Questo aspetto è particolare, bisogna insisterci particolarmente perché chiaramente ho fatto questa premessa all'inizio. Parco edilizio datato e anche molto datato, parecchio ammalorato a seconda anche delle zone d'Italia o dall'esposizione magari anche agli agenti atmosferici. Quindi è chiaro che quando ci si trova ad intervenire su un esistente, sarà all'ordine del giorno intervenire su un supporto che possa presentare degli ammaloramenti. Quindi questo è un aspetto sicuramente fondamentale, capirne le cause, eliminare del materiale che ovviamente può essere perso durante le lavorazioni o rappresentare qualcosa che non, su cui non ci può essere un'aderenza perfetta ovviamente del materiale. L'altra domanda invece, ti ho fatto Lascia. rimanere Sì, su questa slide, ti dico solo una cosa. È per chiaro che io sì. parlo sempre di materiale in stato di degrado, ma mi riferisco a degradi superficiali. È ovvio che la struttura, quindi struttura nel senso ingegneristico del termine, deve essere sana. Su questo Certo. ovviamente no, non è neanche, insomma, discutibile. Si parla di materiale di rivestimento in stato di degrado. Certo, certamente. Una domanda che è arrivata da un nostro professionista, ti ho fatto rimanere qua perché la foto comunque presenta una discontinuità di materiale, no? La sua domanda non è tanto su un supporto ammalorato, ma è questa: se ho una parete rivestita con zoccolatura in pietra da 3 centimetri e rivestimento in marmo da 2 centimetri, è possibile intervenire con il pannello su tali materiali? E per la discontinuità di materiale, come si procede? Allora, è possibile intervenire, diciamo che sulla carta lo riesco a dire un po' male, diciamo il consiglio è sempre quello di fare una foto e di sottoporci il progetto in modo tale che riusciamo a fare una valutazione un po' più approfondita. Diciamo che se il materiale si riesce a forare e non cade, è messo bene, è continuo nel senso, quindi non presenta grossi dislivelli.
non ci sono problemi a fissarsi. Per la differenza di materiale, in termini di diciamo, cioè ci sono due aspetti, la resa termica e il fissaggio. La resa termica è chiaro che se ho una parete di tamponamento o un pilastro in calcestruzzo hanno due comportamenti termici diversi, quindi io quando vado a verificare la stratigrafia vado a fare sostanzialmente a prendere la soluzione peggiore, vado a vantaggio di sicurezza. Poi le stratigrafie le affrontiamo in un altro, nell'altro webinar, però è doveroso dirlo. Dal punto di vista dei fissaggi non cambia niente sostanzialmente, solo che devo scegliere il fissaggio adeguato al tipo di supporto. Quindi se ho supporti diversi, se io per assurdo ho una parete in cui avrò la pietra, il calcestruzzo e la muratura, dovrò andare a scegliere per i tre materiali tre tipi di ancoraggi diversi, perché è sempre il materiale che comanda. Quindi è chiaro che solitamente con un tassello d'espansione ci sono quelli universali che tollerano e sono adatti a tutti i tipi di murature, forate o non forate. Il calcestruzzo dà così pochi problemi perché ovviamente è quello che collabora nel modo migliore, che qualsiasi tipo di tassello ci va bene sostanzialmente. Quindi anche su materiale discontinuo è sempre il materiale che comanda, quindi bisogna andare a scegliere l'ancoraggio in funzione del materiale. Certo, e quanti ancoraggi si può definire prima questo aspetto? Allora, non si può mai definire prima il numero degli ancoraggi, perché noi quello che consigliamo, perché chiaramente non facciamo noi il calcolo dell'ancoraggio, o meglio, noi abbiamo chiaramente esperienza di decine e centinaia di cantieri e quindi sulle soluzioni standard ci possiamo permettere di dire, guardate, per questa muratura che comunque è abbastanza recente, è buona, ha delle buone prestazioni, 3-4 tasselli a pannello sul correntino possono andare bene, con un rivestimento di peso medio, quindi una ceramica e così via. Però quello che noi questo è semplicemente un'indicazione che noi diamo in fase d'offerta per dare un'idea anche dell'incidenza. Ma noi non diamo mai un'indicazione certa del numero. Perché? Perché uno deve sempre fare delle prove a strappo in cantiere. Quindi, definito l'ancoraggio, definito sulla base del materiale, ho una muratura, mi prendo un tassello d'espansione, vado in cantiere, ci sono le ditte che, adesso senza far nomi, ma comunque che vendono i fissaggi che hanno tecnici che escono apposta per questo tipo di prove, viene fatta una prova in cantiere, vado a vedere se lo strappo effettivamente è quello che è indicato nella scheda tecnica del tassello, cioè vado a vedere se nella realtà mi corrisponde il dato teorico. A quel punto posso fare delle verifiche a taglio e a trazione, perché a taglio chiaramente dipende dal peso del rivestimento, a trazione dipendono dal vento, quindi dalla depressione e dalla compressione. Comunque il rivestimento, specialmente se continuo, tende a fare vela. Quando ho questi due dati, quindi le prove che mi stabiliscono effettivamente la tenuta del supporto e del tassello e le verifiche a taglio e trazione, a quel punto posso andare a definire il numero e il tipo degli ancoraggi. Il tipo, chiaramente sono già partita io da un tassello espansione, ma se mi rendo conto che non va bene, a quel punto devo tarare la scelta. Per quello che noi diciamo sempre, non si possono definire su carta. Un conto è in fase d'offerta dare un'incidenza, ma poi fase di esecuzione in cantiere si fanno le prove pull out. Prima di tutto, prima di fare qualsiasi cosa, e a quel punto si riesce a stabilire qual è il tipo di ancoraggio e quanti sono gli ancoraggi giusti. Questo vale sulle strutture continue. È chiaro che sulla struttura discontinua mi vado a fissare a ogni montante. Il discorso che facevamo prima, ho una campata da 2,5 metri, vado a dividere mettendo i montanti ogni 50 centimetri, mi vado a fissare ogni montante.
A quel punto è l'interasse della struttura, il passo della struttura che detta il numero degli ancoraggi. Quindi quello lì è il caso, quello un po' più, per così dire, più chiaro dall'inizio. Invece sulla struttura discontinua mi posso trovare ad avere una muratura estremamente performante, me la cavo con tre tasselli per pannello, una muratura che ha bisogno di cinque tasselli. Comunque il range è sempre più o meno questo, insomma, siamo sempre su un numero limitato, ecco, non è che si parla di 20 tasselli a pannello. Capisco, mi viene anche faccio un collegamento con quello che abbiamo detto l'altra volta della non facilità di dire a priori quali sono i tempi di lavorazione, perché questa, insieme ovviamente allo stato della facciata, quanti fori finestra ci sono, quanti elementi da considerare in dettaglio, chiaramente rappresenta una risposta diversa da un'altra a seconda della struttura e di questi altri elementi. Ti lascio procedere. Sì, ma questa è un'osservazione giustissima, ma ti dico che anche relativamente proprio alle discontinuità, agli sfridi, è sempre bene partire da un progetto. Partendo dal progetto si studia la soluzione migliore, noi è quello che sempre diciamo e chiediamo a chi ci contatta per un'offerta o comunque per delle informazioni. Partiamo da un qualcosa di disegnato, di esistente. Da lì riusciamo a studiare la soluzione migliore, perché una soluzione sulla carta, un tanto al metro quadrato, non ha senso per noi e nemmeno per l'utente finale o per il progettista. Chiaro. Passiamo alla seconda parte della compatibilità. Quindi abbiamo parlato di compatibilità con quello che c'è sotto, andiamo a parlare di compatibilità con quello che c'è sopra. Io vi ho riportato in questa prima slide, diciamo i rendering che abbiamo anche noi sul nostro catalogo e che servono per far capire la varietà effettivamente. Non è esaustiva. Esistono molti altri tipi di rivestimento oltre a questi, e chiaramente questi sono solo di esempio. Però già da questo esempio qua, da questi piccoli esempi, riuscite a percepire quello che vi dicevo prima, cioè che il pannello è disposto in un modo o nell'altro a seconda del tipo di rivestimento. Andiamo a vedere nel dettaglio. Io a chi mi chiede informazione, a chi mi chiama, dico sempre una cosa: chi è il rivestimento che comanda? Perché? Perché io vado prima a scegliere il rivestimento e le sue dimensioni. Quindi vado a scegliere un gres, una lastra, ingress, vado a scegliere una doga in legno. A quel punto è quello che mi comanda il passo del pannello, cioè la larghezza del pannello. Adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio. E mi comanda anche la disposizione del pannello, perché è chiaro che se io voglio le doghe in orizzontale, metterò il pannello in verticale. Il rivestimento è anche quello che mi comanda la modalità di aggancio e il tipo di fissaggio. Qui si parla di aggancio e di fissaggio del rivestimento al correntino. Quindi il fissaggio del pannello alla struttura l'abbiamo affrontato prima e quello è comandato dalla struttura. Qua si parla della parte esterna. Ok? Perché il passo del pannello è comandato dal rivestimento? Perché io ovviamente avrò un formato del mio rivestimento e avrò anche l'obbligo di fissarlo in certi punti. Il passo cos'è? Non è altro che la distanza tra i due correntini, è l'interasse. In questo caso vi ho fatto l'esempio di una lastra ingress 30-60, è un po' deformata la foto, ma è un 30-60. Mi serve un passo ogni 60. Perché? Perché andrò a fissare con le mie manine, adesso andiamo a vedere anche le modalità di fissaggio, ogni 60 centimetri. Le altre due dimensioni del pannello, che è doveroso ricordarlo, che sono la lunghezza e lo spessore, l'abbiamo già detto prima, però la lunghezza è fissa perché il pannello viene poi tagliato e sagomato in cantiere a seconda delle esigenze e lo spessore dipende dalla prestazione termica richiesta. Quindi diciamo che le tre variabili, diciamo due variabili perché la lunghezza poi di fatto quella è, le due variabili dipendono sempre da cosa voglio ottenere, che zona sono e che struttura ho sotto che può dare comunque il suo contributo dal punto di vista termico e il tipo di rivestimento.
Senti, lunghezza e spessori sono diversi da quelli del pannello che avevamo visto per il tetto? Sì, sono diversi. Il tetto ha un pannello lungo 3,90 m, mentre invece l'isotec parete è lungo 2,50 m. Questa misura è stata studiata perché è più maneggiabile sui ponteggi in cantiere, quindi è stata proprio ponderata, non è una scelta a caso. Gli spessori invece sono gli stessi del pannello per il tetto, quindi anche 60, 80, 100, 120 e 160. Cioè, il tetto aveva solo la differenza fra l'XL e lo standard, il parete, come dicevamo prima, ha il correntino sempre uguale. Allora, perché il rivestimento comanda la disposizione del pannello? Quello che vi stavo anticipando prima. Vedete, in un caso ho una disposizione orizzontale, perché? Perché ho un passo 60 e riesco a metterlo tranquillamente con un pannello messo in orizzontale. Dall'altra parte ho la disposizione verticale perché? Perché ho una doga che deve essere messa in orizzontale per motivi estetici, quello che volete voi. Andrò a mettere il pannello in verticale. A cosa mi serve questa doppia possibilità della disposizione? Mi serve per ottimizzare il rivestimento, mi serve per ottimizzare il pannello. E mi serve anche per ottimizzare gli accessori del pannello, quindi i correntini sfusi e tutto il resto. Inoltre, studiare prima, quindi avere a disposizione il rivestimento col suo formato prima, mi mette in condizioni di evitare passi piccoli del pannello, quindi avere correntini molto ravvicinati tra loro. Cioè, se ci pensate, la doga che vi ho riportato con la disposizione verticale, per assurdo, la si potrebbe mettere anche col correntino in orizzontale, col passo del correntino corrispondente alla larghezza della doga. Però ci sono tantissimi correntini a quel punto in una parete. Se io vado a ribaltare il pannello, ho un passo molto più largo e un fissaggio che è efficace allo stesso modo. Quindi, si cerca in tutti i modi di evitare i passi piccoli, proprio per avere meno incidenza del correntino possibile. Si cerca anche di uniformare i passi. Adesso vi ho riportato nelle prossime slide un esempio in cui si vede benissimo quanto l'uniformità del passo può essere d'aiuto in cantiere. E questo appunto, come dicevo prima, mi permette di ottimizzare la disposizione. Le modalità e il tipo di fissaggio. Anche qui è il rivestimento che comanda, perché potrei avere un fissaggio diretto, quindi vado a fissare direttamente il mio rivestimento al correntino. Potrei avere un fissaggio indiretto, cioè quindi vado a fissare prima un aggancio, un morsetto, una graffetta, una manina, e poi vado a montare sopra il rivestimento. Anche questo è il rivestimento che comanda. Partiamo con gli esempi, diciamo, quelli realizzati. In questo caso vi ho riportato una villetta nel Lazio che aveva una precisa richiesta. Non era possibile utilizzare una facciata ventilata in ceramica, in HPL. Volevano un'estetica tradizionale, perché erano obbligati per il comune, perché erano obbligati per una serie di motivi, perché volevano uniformità con gli edifici adiacenti, e quindi è stato utilizzato un tipo di rivestimento porta intonaco. Nel dettaglio qui c'è l'Elicem, che tra l'altro è l'unico rivestimento che commercializziamo noi, che è una lastra porta intonaco che poi viene rasata, intonacata, ci si comporta come se fosse un supporto tradizionale per intonaco. Il passo del pannello è comandato dal fibrocemento ed è 40 centimetri. Il pannello in questo caso è stato messo in orizzontale. Vedete che il fissaggio sono delle viti per fibrocemento dirette sul correntino. Questa soluzione che è comunque esteticamente standard, se vogliamo dire, però in realtà è molto comoda per intervenire. È molto comoda prima di tutto perché la fornitura è, diciamo, unica, quindi vi arriva tutto
tutto il materiale da un unico fornitore, che comunque è comodo, ma è utile anche perché spesso ci troviamo con persone che vogliono fare degli interventi, ma che sono limitate dal punto di vista dell'estetica, perché i regolamenti edilizi dei singoli comuni impongono un certo tipo di finitura. In questo caso si ha una finitura standard ad intonaco, e quindi devo dire che ultimamente viene molto richiesta, viene molto utilizzata. Quindi non ho fughe in questo caso sul rivestimento, che è una delle domande che è arrivata da un professionista. In questo caso no, perché è una lastra da rasare, quindi va trattata facendo la sigillatura dei giunti, una prima rasatura, sempre con la rete, e poi si va a trattare o con materiali a base cementizia, a base acrilica, diciamo, abbiamo una serie di schede, quindi se uno poi è interessato alla tecnologia, diciamo, l'ultima slide c'è il nostro indirizzo, quello di tutti i funzionari. Conviene sempre che faccia una domanda, così mandiamo tutta la documentazione, che è anche reperibile sul sito, però comunque in questo caso non ci sono fughe. Quindi, È tutto riassumendo, questa è una buona soluzione per mettere una facciata ventilata laddove era impensabile fino a qualche tempo fa, o magari è una soluzione che non si vede così, diciamo, abitualmente, o perché no, magari c'è e non la vediamo. Questa potrebbe essere. se tu vedi la differenza tra il muretto intorno al cancello e la casa, non te ne rendi subito conto. Esatto. Sappiamo, altrimenti non capisci se una è intonacata. Chiaramente. Immagino che certi vantaggi che porta con sé una facciata ventilata, immagino la smontabilità, l'ispezionabilità con questo tipo di situazione vengano chiaramente un po' meno, però è un compromesso per riuscire a mettere una soluzione performante in un contesto, come hai detto tu, dove non è possibile farlo per regolamenti o anche banalmente per scelte estetiche della committenza. Esatto, ormai potresti farli anche tu i nostri webinar, sei diventato un esperto di Ma facciata. ormai sto diventando esperto di tante materie perché i nostri professionisti lo sanno, magari voi un po' meno perché mi vedete, diciamo, ogni tanto quando sono i vostri webinar, ma i nostri professionisti credo che mi vedano abbastanza spesso. Sono fatti forse il mese d'agosto senza vedermi, ecco. Dai, al di là di questa battuta, adesso ti lascio proseguire. No, assolutamente sì, chiaramente in questo caso qua l'ispezionabilità viene un po' meno, però è una soluzione che serve per tamponare tutti quei casi in cui no, non avresti potuto utilizzare una facciata ventilata con una finitura che siamo abituati a vedere, quindi una KPL, un grass, ecco, perciò è un buon compromesso. Senti, invece una domanda che ti faccio subito su questo aspetto, tornando un attimo indietro, perché questo qua forse è doverosa fare questa precisazione. A livello di effetto camine, di ventilazione, in questo caso dove non abbiamo fughe, è diverso rispetto a quando abbiamo fughe? Ci chiedono la ventilazione come si attua, se basta solo l'ingresso e l'uscita dall'alto o se comunque le fughe avevano un ruolo. No, allora in realtà la ventilazione funziona meglio se c'è solo l'ingresso e solo l'uscita, però quando ci sono le fughe non sono talmente larghe da disperdere, per così dire, il moto convettivo, perché poi la ventilazione serve a quello, cioè serve a innescare un moto convettivo che comunque, per così dire, porta via l'aria calda e quindi tende a lasciare lo schermo avanzato, che è il nostro rivestimento, più freddo, qui si parla ovviamente in fase estiva, e anche a non trasportare il calore verso l'interno, comunque a non creare una camera riscaldata. Quindi diciamo che dal punto di vista della ventilazione non ci sono grosse differenze, ma perché? Perché le fughe sono sempre molto piccole e quindi il Certo. comportamento comunque. Quello sì, diciamo che se ci viene richiesta la documentazione siamo ben contenti di fornirla. Ci sono anche tutte le istruzioni di montaggio di queste soluzioni, quindi come fare per fare una partenza in modo tale che rimangano i 4 cm di ventilazione anche da sotto, come lasciarli in alto. Quindi abbiamo tutta la documentazione di supporto.
agli operatori. Perfetto, ecco, visto che questa è una delle domande che sono arrivate, magari poi invitiamo il professionista che l'ha fatto o quando l'azienda leggerà appunto la domanda a mandare il materiale oppure a interagire con la mail che vedrete direttamente alla fine. Prima di lasciarti proseguire, approfitto solo per questa cosa, visto che sto dicendo nei materiali, le slide che avete visto tra un paio d'ore circa le riceverete via posta elettronica, quindi potete andare tranquillamente a rivedervi. Quello che abbiamo approfondito finora, così come i video li trovate, ormai lo sapete, sul nostro canale YouTube, trovate tutto quello che abbiamo già fatto e oggi pomeriggio ritroverete già anche questo webinar. Prego, Lisa. Sì, tra l'altro sul nostro sito trovate già tutta la documentazione, però se ci contattate riusciamo a analizzare proprio il progetto ad hoc, quindi è sempre meglio un contatto diretto, ecco. Vi ho riportato un altro caso con l'Helichem, ma semplicemente perché il pannello è disposto in verticale, quindi vi volevo far vedere che le lastre in fibrocemento non cambia niente. Cosa è stato fatto? È stata fatta un'ottimizzazione. Semplicemente si è studiata la disposizione, si è capito che con quella verticale era più veloce, più economico, più comodo. Basta. Quindi questo per farvi capire che le soluzioni vengono studiate e cambiano in funzione delle esigenze del singolo cantiere. Questo è invece un lavoro che è stato fatto in Toscana con l'Isotec Parete e le lastre metalliche. Vediamo che il passo qua è un po' più ampio perché è un 60 centimetri, è stato messo in orizzontale perché le lastre erano previste in verticale, con la greca a correre diciamo sul piano verticale, e sono state usate delle viti per metallo. Anche in questo caso è stato fatto un fissaggio diretto al correntino, non è stato interposto manine o altri strumenti. Andiamo poi a vedere. Il fibrocemento non più porta intonaco, ma quello col colore in pasta. Quindi sono lastre in fibrocemento, queste sì, lasciano delle fughe. È un effetto voluto. È un effetto voluto, si vuole un grande formato, si vuole un materiale come il fibrocemento, si vuole far vedere la fuga. Vedete che in questo progetto si ricercava la modularità come effetto estetico, quindi è modulare anche nella gestione, diciamo, delle aperture e dei balconi, degli aggetti e quant'altro, e è stato scelto un tipo di rivestimento che riportasse all'esterno la modularità che c'era anche all'interno e che lasciasse proprio vedere le fughe perché serviva per gli allineamenti per avere tutto l'effetto. E questo è sempre fibrocemento fissato con i rivetti direttamente. Qui non c'è nessun trattamento sopra, ovviamente, perché il colore è già in pasta e il pannello era stato messo in orizzontale. Quello si può anche intuire dal fatto che le lastre sono in verticale. Non è detto per forza, cioè non è una regola. Se vedo un rivestimento che ha il lato lungo in verticale, per forza sotto in orizzontale. Non è detto, può essere anche diverso, però di solito a una prima occhiata si riesce sempre bene a individuare anche il sotto come è messo. Andiamo a affrontare un materiale un po' più diciamo un po' più particolare. Questo era un centro sportivo. Ed è stato rivestito con l'HPL. Si volevano creare degli effetti di colore e quindi è stato utilizzato questo materiale che permetteva di dare vari, diciamo, effetti diversi. Il passo del pannello è 50, è stato fissato con i rivetti e è stato messo in orizzontale. Questo è ad Ascoli, questo lavoro. Anche questo è HPL. Questo in Veneto, in questo caso il passo è rimasto il medesimo, però erano lastre di grande formato che chiaramente poi erano state tagliate in cantiere in funzione del progetto. Però anche qua il pannello è stato messo in orizzontale e fissato con i rivetti. Non si vede perché non ho trovato foto da vicino, però in realtà cioè non ho inserito foto da vicino, non è che non ho trovato, i rivetti qui erano col colore delle lastre, quindi da lontano vedete che non si vede il fissaggio, però ci sono i rivetti. Passiamo al gres. Chiaramente il gres è uno dei materiali più utilizzati.
qui cambia la modalità di fissaggio, cioè non vado più a fissare la lastra direttamente al correntino, ma devo andare a mettere una manina. Quindi qua lo vedete nella foto, ci sono le manine che agganciano le lastre. Il passo del pannello è da 60 perché le lastre ingress, a parte i marcapiani che vedete, avevano un formato multiplo di 60, perché poi quello che importa è avere almeno uno dei lati multipli. Faccio un chiarimento che magari nessuno chiederà, però io ho riportato i passi dei pannelli sempre 60, 40, 50. In realtà, per esempio, in questo caso ci sono delle fughe. Quindi io qui avrò necessità, ho una lastra che è da 60, ma ho necessità di lasciare la fuga di un tot, 5, 7, quello che voglio. Quindi il pannello verrà schiumato non da 60, ma da 62. Okay, quindi c'è anche la possibilità, ovviamente, cioè noi vale lo stesso principio del tetto, il tetto schiumiamo al millimetro, vale lo stesso principio per il parete. Quindi io qui è ovvio che vi ho riportato dei passi approssimati comunque al centimetro, ma, cioè al centimetro, insomma, approssimati al 50, 40, alla decina per chiarezza, ma posso andare a costruire il pannello in modo tale che mi rimanga la fuga di quello che dico io. Dei millimetri che voglio io. Senti, in merito al Gress, un professionista ci chiede se ci sono dei limiti dimensionali e ci fa proprio l'esempio se è fattibile usare delle lastre di grande formato che vanno tantissimo per quanto riguarda il discorso del Gress in facciata con il vostro sistema. Sì, allora in realtà noi non abbiamo limiti particolari, cioè il limite del grande formato lo può dare la trasportabilità, la manovrabilità in cantiere o il fatto che debbano essere comunque tagliate in un certo modo e quindi avere una serie di pezzi particolari, per esempio per gestire, mi vengono in mente le aperture o comunque difficile avere una parete che è sempre multiplo del formato, no? Quindi chiaramente dovrò andare a lavorare avendo da un lato e dall'altro delle lastre tagliate. Però dal nostro punto di vista non ci sono problemi. Solitamente il produttore del rivestimento impone un fissaggio e dice: questi formati devono essere fissati ogni tot. Quindi nel caso del grande formato è ovvio che non potrò avere fissaggi intermedi. Avrò fissaggi intermedi in mezzo, avrò fissaggi sui lati e sono quelli che comandano, però è il produttore che impone un certo tipo di fissaggio, quindi noi ci adattiamo a quel punto, perciò non ci sono problemi a utilizzare nemmeno lastre in grande formato. Certo. Magari apro al tuo argomento successivo, ci chiedono quali sono gli ancoraggi con cui fissare appunto le lastre ingress al correntino. Allora, viti, sono viti per acciaio normalissime che vanno a fissare la manina la vedete nella foto, al correntino. Quindi sono viti normalissime, piccoline. Anche queste, solitamente le manine e le viti, sono fornite dal produttore della ceramica perché hanno già tutto e semplicemente si va con delle viti. Perfetto, perfetto. Parlo ancora di Gress perché è quello forse che ha le casistiche un po' più ampie. Torno un attimo indietro. Qui, non ho detto la cosa più importante, il morsetto era scomparsa. Vedete che il morsetto è inserito nel taglio kerf della piastrella, quindi c'è un taglio in mezzo alla piastrella e la manina scompare. Esistono anche i fissaggi a vista. Fissaggio a vista sia col colore della lastra, se non voglio farlo vedere tanto, sia in metallo, quindi col colore del metallo. Questa era una scuola, è una scuola a Chiari. È stata scelta una lastra ingress 60-120 e il pannello è stato messo in verticale. Vedete che qui ci sono queste manine che si vedono, cioè si vede la parte dell'aggancio, sono sempre fissate con viti d'acciaio. Al correntino. L'ultimo ingress, però vi volevo far vedere la manina a vista e per di più col colore del metallo, anche qua stesso principio, quindi sempre fissati con le viti, però qui hanno deciso di far vedere la manina. E
passo il pannello è sempre 60. Solitamente sulla ceramica è sempre questo passo qui. Chiaramente anche qui vale il principio 60, 62, 62,5, 63. Si decide sempre in base al tipo di lastra, alla fuga che voglio lasciare. Vediamo le doghe in legno. Le doghe in legno, in questo caso era l'arice, vengono fissate direttamente con delle viti da legno e, come diciamo anticipato in precedenza, la doga è orizzontale, il pannello viene messo in verticale per una questione proprio di ottimizzazione, di possibilità di fissaggio. Infatti, vedete dalla foto centrale si vede bene la sezione. Metallo, anche il metallo, sia le doghe che le lastre sono un altro rivestimento possibile. Di solito vengono agganciate con delle graffette, quindi c'è la graffetta e poi viene disposto il rivestimento. In questo caso il passo del pannello era 40, anche qui era 40 spicci perché per garantire un certo tipo di sovrapposizione era schiumato, pare 42, quindi questo per far capire, io ho riportato i passi per dare un'idea di quello che è la regola che sta alla base del fissaggio, però ovviamente si può schiumare al millimetro. Il pannello era messo in orizzontale e qui la graffetta era fissata con delle semplici viti al correntino. Oh, ecco. Senti, una domanda, magari ecco, forse ci stai arrivando proprio adesso perché vedo che è quello che volevo chiederti, un discorso di multiformato, molti che ci stanno seguendo sono architetti, con Simone, il tuo collega, martedì abbiamo visto proprio il caso in cui all'inizio il vostro sistema, la facciata ventilata veniva usata con un valore estetico, non tanto pensando a quello che poteva essere un isolamento, ma quanto a una struttura che poteva portare un materiale altrimenti difficilmente utilizzabile in facciata. Quindi formati diversi, ma anche materiali diversi all'interno della stessa facciata. Sono comunque utilizzabili, come ci si comporta? Sì, sono utilizzabili. Infatti vi ho riportato dei casi particolari proprio per far vedere quante possibilità ci sono. In questo caso erano sempre lastre ingress, per esempio, però di formati diversi. Anche qua è stato studiato ed è bastato ottimizzare il passo e la disposizione del pannello. Pannello messo in verticale col passo a 60 centimetri. È stato possibile fissare i formati diversi e quindi dare un effetto della facciata molto diverso rispetto a quello che avrebbe se i formati fossero tutti, cioè se le lastre fossero tutte dello stesso formato. Quindi spesso dietro facciate estremamente complicate con formati particolari o addirittura forme particolari, c'è una disposizione estremamente semplice dietro. Perché basta rispettare un modulo e quel modulo permette di mettere di avere un pannello sempre uguale e non si fa altro che giocare sui fissaggi. Quindi in questo caso qua erano fissate col morsetto a scomparsa. Vedete che il correntino è diverso perché è la variante nera, perché capita in alcuni casi che se le fughe sono abbastanza larghe, per evitare di vedere l'acciaio, qualcuno ci chieda il correntino nero. Ci tenevo a dirvelo Perfetto, perché quindi esatto, anche una possibilità estetica. Ti segnalo che sono talmente attenti i nostri professionisti che fanno notare che la disposizione correntina è in verticale, ma c'è segnato in orizzontale quindi per dimostrarti l'attenzione che hanno. Ascolta, approfitto di un'altra domanda che è arrivata, però te la faccio adesso perché se non altro si vede bene l'imbotto di una finestra. Come ci si comporta? Quali accortezze bisogna avere in corrispondenza delle spallette delle finestre? Allora, questo è un argomento abbastanza lungo da affrontare, infatti invito chi ha fatto la domanda a contattarci direttamente, magari anche con il caso specifico, che così lo riusciamo a gestire. Allora, Ma magari lo demandiamo anche a giovedì prossimo col discorso della posa e del cantiere con Simone, però come sempre a me non piace poi mandare a casa senza aver dato quantomeno un'introduzione e gli diamo una risposta. assolutamente sì. Allora, le finestre ovviamente vanno gestite in funzione del tipo di finestra, quindi devo capire se
monoblocco, quindi posso arrivare in battuta col materiale sia isolante che di rivestimento e poi andare a fare una cornice. Devo invece capire se è un esistente e quindi devo andare ad isolare gli imbotti, magari non col pannello ventilato, ma con il pannello non ventilato, in modo tale che non mangio tanto spazio all'interno della luce della finestra. E poi a quel punto andare a rivestire o con lo stesso rivestimento oppure andando a gestire con delle cornici. Diciamo che modalità ce ne sono tantissime, dipende più che altro dal fatto, prima di tutto, se ho un nuovo o se ho un esistente, ovviamente, perché sull'esistente devo andare a trovare delle soluzioni che mi permettano di mantenere lo stato di fatto in termini proprio anche di luce e areazione. Sul nuovo invece posso andare a lavorare sul progetto. Quindi di solito quello che consigliamo noi è andare a studiare il blocco e andare a sicuramente risolvere il ponte termico con un altro isolante sulle imbotte e poi vedere se una cornice, una soglia o diciamo altri elementi, in questo caso volevano proprio avere discontinuità, quindi volevano far vedere le finestre, non volevano andare ad usare lo stesso tipo di rivestimento. Diciamo, in questo caso qui volevano marcare l'apertura. Nel caso in cui non si voglia marcare, si va a girare col rivestimento. Sostanzialmente abbiamo dei pannelli che hanno dei correntini non ventilati, quindi occupano meno spazio e sui quali si può fissare nello stesso modo il rivestimento. Quindi purtroppo la risposta è un po' generica perché bisogna vedere il caso particolare, però non ci sono problemi a gestire le finestre. Una cosa che vale sempre è però quella dei correntini sfusi. Quello sì, chiaramente se ho la finestra devo andare a lavorare col correntino sfuso, quindi devo andare a mettere, in questo caso il correntino sarà verticale, nel caso in cui la disposizione del pannello fosse orizzontale, devo andare a metterlo sull'orizzontale, devo sempre andare a mettermi in condizioni per cui il rivestimento ha il doppio appoggio. Quindi quella è la regola che vale sempre, così come vale in sommità. Adesso sotto non si vede, ma sicuramente sono stati previsti dei correntini integrativi in sommità. Per offrire un appoggio in più alle lastre che vengono tagliate, in maniera non regolare. Sì, l'aspetto che vi ho fatto vedere giustamente all'inizio anche del correntino sfuso. E quella è la regola Perfetto, che. ti lascio proseguire così poi chiudiamo con qualche domanda prima di pranzo, per l'appunto. Sì, ho quasi finito. Questo è un altro caso, sono due casi in realtà particolari, in cui vi faccio vedere doppio materiale e anche doppio formato. In realtà il pannello è sempre da 40, però vediamo in un caso c'è l'helicem con le doghe in legno, nell'altro caso c'è l'helicem con le doghe in fibrocemento. Vedete che anche materiali diversi, ma con lo stesso passo, con la stessa disposizione, possono essere fatti. L'ultimo caso particolare, se io invece avessi l'esigenza di mettere delle doghe e una lastra in metallo che però richiedono a disposizione del pannello diverse, nessun problema. Dalla foto a destra riuscite a vedere che il pannello è disposto in verticale e in orizzontale. Nessun problema. Fin dove devo arrivare con un certo tipo di rivestimento sono andato in orizzontale e dopo sono andato in verticale. Qui ho usato lo stesso passo, perché chiaramente perché è conveniente usare lo stesso passo, comunque avere un'uniformità di fornitura o comunque se ho due passi averli molto distanti, perché se inizio ad avere per assurdo in cantiere un passo 40, un passo 45, un passo 50, dal momento che il posatore ha spacchettato il pacco, lì per lì andare a vedere immediatamente che quello è un passo 45, un passo 40, un passo 50 non è banale. Un conto è un passo 40, un passo 60, li distingo anche a vista. Diverso è se ho passi molto vicini tra loro. Quindi noi raccomandiamo sempre uniformiamo il passo il più possibile. Ovviamente anche in questo caso era diverso non solo la disposizione del pannello, non solo il materiale, non solo il formato, ma anche il tipo di fissaggio.
con la graffetta il metallo, con la vite il legno. Io ho concluso, qui potete vedere la mail che è quella di tutti i funzionari, poi vi rispondiamo per zone di competenza, alle domande insomma, diciamo, a cui non riesco a rispondere adesso, e siete insomma, ben volentieri, rispondiamo poi dopo, privatamente, ecco. Perfetto, allora direi di fare qualche domanda di quelle che sono arrivate, cerchiamo di farne il più possibile, peraltro molte te le ho già fatte durante questa presentazione. Allora andiamo sul tema dei fissaggi, perché questo è un aspetto che mi sarei aspettato e che effettivamente è una domanda che è arrivata e ci chiedono se con il fissaggio con tasselli non si crea un ponte termico, nel caso come si risolve questo aspetto? Allora, in realtà non si crea un ponte termico perché è trascurabile la dimensione del tassello. Abbiamo fatto delle prove con la termocamera. Rispondiamo così per questo, perché effettivamente nelle varie, non solo nei nostri campioni che abbiamo qua in ditta, cioè proprio campioni montati, quindi piccoli edifici, ma anche in realizzazioni fatte, siamo andati poi a vedere con la termocamera. E non è assolutamente un problema, è trascurabilissimo rispetto a, cioè il ponte termico non incide minimamente, quindi no, non si forma ponte termico. Certo. Allora, una domanda che ti faccio, non tanto in qualità diciamo di produttore o fornitore di tasselli, ma per la tua esperienza, diciamo, ti faccio questo tipo di domanda. È una domanda sempre inerente ai fissaggi, però essendo arrivata poco fa, credo fosse più riferita al fatto dei fissaggi per il rivestimento più che per quelli della struttura. Ci chiedono la durata di questi fissaggi e se ci sono delle condizioni climatiche, come per esempio un clima molto umido, che possono andare ad alterare questa durata e quindi a programmarne un ripristino nel corso degli anni, magari. Allora, chiaramente quando uno va a scegliere il rivestimento e va a scegliere, che ne so, il morsetto, la graffetta, deve andare a controllare la scheda tecnica di queste graffette, di questi morsetti, e andare a vedere effettivamente che non siano sottoposti a un invecchiamento precoce se, per esempio, in climi aggressivi. Mi viene da pensare il mare o diciamo, climi in cui è molto freddo, ma c'è anche insolazione. È ovvio, il produttore della graffetta, del morsetto, fa certe prove sul materiale, quindi bisogna sempre andare a controllare quello. Noi non abbiamo mai avuto episodi in cui è stato necessario intervenire con la manutenzione diciamo, per degrado di questi materiali, però. Questa è una regola di buon senso che vige sempre sostanzialmente, perché è ovvio che noi forniamo il materiale, il nostro materiale è provato alle nebbie saline, quindi anche a climi aggressivi. Perciò noi è chiaro che sul nostro materiale possiamo dare sicurezza. Materiale che non forniamo noi, raccomandiamo sempre di fare un controllo, insomma. La documentazione c'è, ormai tutte le ditte si dotano di schede tecniche, di OP se sono marcate, o di schede di sicurezza e tutti questi dati si riescono ad evincere piuttosto bene. Certo, invece per quanto riguarda un aspetto che invece è materia vostra, ci chiedono la tenuta allo strappo del correntino dalla matrice isolante. Allora, abbiamo delle tabelle. Quindi vi rispondo chiedendomi di inviarmi la richiesta perché così magari vi invio il documento in quanto tale. Noi abbiamo fatto più che delle prove sullo strappo perché sostanzialmente quello non dà grossi problemi perché il materiale esce così dallo stabilimento ed è un materiale, cioè è solidale. Le prove che abbiamo fatto noi è sulla flessione del correntino, cioè a fronte di rivestimenti pesanti, che cosa succedeva? Quindi tutte queste informazioni ci sono ovviamente, perché vi dico che vi mando la tabella? Perché è in funzione del peso e quindi sono dei dati che hanno senso se visti contestualizzati entrando col passo, entrando col peso del rivestimento, si ottiene un certo tipo di dato.
Perfetto. Allora, domanda, ancora una domanda per quanto riguarda sempre la posa su una struttura che è quella, il caso di una parete nuova in blocchi alveolati, ci chiedono se serve intonacare. Allora, dipende sempre, bisognerebbe vederla. È chiaro che se uno si rende conto che ha troppi dislivelli o comunque è difficoltoso andare a fissare, il che probabilmente in quel caso lì lo è, l'intonacata risolve i problemi. È chiaro che è una mano in più, un passaggio in più, del tempo perso in un modo, ma è guadagnato nell'altro. Quindi noi su questo chiediamo sempre di vedere il progetto, la foto, per dare un consiglio basato sull'esperienza, perché purtroppo, come dicevo prima, non c'è una regola vera e propria, non è che se ho 2 cm di dislivello va bene, 2,1 cm no, va sempre valutato sul caso specifico. Perfetto. Altra domanda. Allora, il professionista che ce l'ha chiesto ci dice sempre sul tema imbotti. Ci sono accortezze particolari in presenza di un sistema di WMC? Allora, noi solitamente quando c'è 2MC vediamo spesso i monoblocchi, cioè, perché poi è la soluzione che va spesso a coppia. È chiaro che le accortezze sono sempre quelle di progettare la soluzione, quindi evitare poi di trovarsi in cantiere rendendosi conto che quel materiale non è adatto, che se vado a isolare l'imbotte creo dei problemi all'apertura della finestra, o creo dei problemi al WMC, o creo dei problemi a qualsiasi altro elemento che è nell'imbotte. Quindi il consiglio nostro è sempre quello di studiare la soluzione a tavolino e arrivare in cantiere preparati. Quindi diciamo che anche gli accorgimenti ce ne inventiamo tutti per ogni cantiere, insomma, è proprio un lavoro che noi facciamo, un'assistenza che forniamo e un'analisi che facciamo, chiaro, sulla base dell'esperienza, ma proprio sulla base del progetto, del singolo progetto. Quindi anche lì rinnovo l'invito a mandarci qualcosa di Una richiesta specifica. Allora, vorrei farti questa domanda perché era già arrivata martedì, ma non gli avevamo dato risposta. Ci chiedono, in merito all'aspetto antisismico, come si comporta il rivestimento esterno? Allora, chiaramente ci sono ci è capitato in alcuni progetti che ci venissero richieste delle relazioni statiche. Solitamente ci si muove tramite progettisti che fanno un'analisi sismica e vanno a poi dare la relazione, vanno a dare delle indicazioni per quello. Cioè, per quanto riguarda il tipo di fissaggio e anche il rivestimento. Perché? Perché è chiaro che in caso di sisma quello che devo andare a vedere è prima di tutto cioè, che sia fissato bene, comunque che mi garantisca la tenuta e di non avere materiale che cade durante la scossa. Diciamo, questo è il primo aspetto che va esaminato. A quel punto posso andare a integrare, per esempio, sto pensando alle manine, posso andare a integrare con del silicone strutturale, qui vado ulteriormente a migliorare la tenuta. Quindi il primo aspetto è quello. Il secondo aspetto è ovviamente quello della deformazione della struttura, perché comunque il rivestimento e l'isolante seguono la struttura. Perciò se io mi trovo ad essere ancorato a un tamponamento che mi subisce un danno, la classica deformazione, quindi la classica crepa a 45 gradi, rischio di trasmettere lo stesso problema anche al rivestimento. Questi sono problemi che vanno definiti con una relazione statica. Li si possono risolvere con dei giunti, chiaramente, in modo tale da staccare e da isolare il più possibile le porzioni per avere, nel caso il problema in una singola porzione, andare poi a riparare quella. Cioè, diciamo che tutta la parte di sismica, tutta la parte di prevenzione e di
isolamento, giunti e quant'altro, può essere usata sì nelle strutture, ma può essere anche ricalcata esattamente nel tipo di rivestimento. Però anche in questo caso, ecco, si consiglia sempre da parte del progettista la relazione statica in cui si riesce a definire effettivamente quali sono i modi di vibrare della struttura e quant'altro, si riesce a individuare quali sono i punti deboli e lì si va poi a intervenire. Perfetto, direi che abbiamo dato una risposta anche a questo argomento. Allora, c'è ancora qualche domanda, ma la lasciamo alla risposta poi in separata sede, anche perché magari sono questioni che abbiamo già anche trattato in altri appuntamenti. Abbiamo trattato, ce n'è una anche riguardante il tetto, ma che non è corretto, ecco, fare oggi, ma sicuramente rassicuro tutti, Brianza Plastica, Lisa, nelle prossime giornate vi daranno una risposta anche magari via mail, quindi non rimarrete, diciamo, senza la risposta alle vostre domande. Io approfitto di questo minuto conclusivo per ricordarvi i prossimi appuntamenti. Noi martedì rivediamo direttamente Lisa Favilli e parliamo di un argomento che ci avete chiesto da martedì, ce l'avete chiesto anche prima mandandoci delle mail in fase di iscrizione ai webinar, che è quello del calcolo delle stratigrafie. Quindi ci mettiamo a fare proprio quello che forse è proprio il lavoro che fa Lisa, è un po' più di taglio ingegneristico, definiamolo così, andremo proprio dritti sui calcoli, vediamo stratigrafie, vediamo esempi, come comportarci, come scegliere la tipologia di pannello. Quindi ci addentriamo un po' più in quel mondo e capiamo se anche la lama d'aria, quindi l'intercapiline d'aria, va considerata in questi calcoli. Altra domanda che ci avete fatto più volte. Questo martedì riceverete insieme alle slide oggi già il link per poter fare l'iscrizione, altrimenti lo sapete bene, sul nostro canale Eventbrite trovate tutto il calendario, quindi ovviamente anche il prossimo appuntamento. Giovedì invece concludiamo questo ciclo parlando del cantiere, perché logicamente quando abbiamo capito bene che è la nostra soluzione che vogliamo progettare con questo tipo di soluzione, poi dobbiamo andare a scontrarci un attimino a capire quali sono i dettagli, le lavorazioni, cosa c'è da considerare sul cantiere, magari perché no, vedere anche qualche caso studio. Questo lo faremo giovedì, quindi in conclusione di questo ciclo con Simone Pruneri. Detto questo, il video, se vi siete persi qualcosa, ve lo potete rivedere già oggi pomeriggio sul nostro canale YouTube. Ritrovate tutto quello che abbiamo fatto, quindi anche i webinar sul tetto per il professionista che ci ha fatto le domande, per chi fosse interessato. Quindi a me non resta che salutare Lisa. Se vuoi anche tu salutare. Sì, grazie a tutti, grazie Marco e mi raccomando ci vediamo settimana prossima perché è molto divertente quel webinar sulle stratigrafie e parliamo di un sacco di argomenti veramente interessanti, di un sacco di prove che abbiamo fatto e insomma è molto bello, me lo consiglio. Beh, perfetto. Sul molto divertente direi che non potete mancare, per forza. Io vi ringrazio, ringrazio Lisa, ringrazio Vivenza Plastica. Ci vediamo anche noi settimana prossima e buon pranzo, visto che ormai l'ora è quella. Grazie a tutti. Buon appetito, grazie a tutti.